Esiste la perfezione. Il filosofo e scienziato greco Aristotele dice che le persone perfette non compattano, non mentono, non commettono errori e dunque non esistono. Tuttavia, attribuisce al termine perfetto tre diversi concetti. 1. È perfetto ciò che è così buono che niente di simile potrebbe essere migliore. 2. È perfetto ciò che ha raggiunto il suo scopo. 3. È perfetto ciò che è completo. Ma in che modo può verificarsi questo stato di completezza? Questo pensiero tormenta il protagonista di questo romanzo, sino a trasformare la sua vita normale in una vera e propria avventura in un mondo magico. In questo nuovo mondo, Guido, tra paura e coraggio, riuscirà a ritrovare se stesso, scoprendo di possedere qualità che non sapeva di avere. Ma soprattutto, riuscirà a trovare la risposta a quella domanda tanto attesa. E tutto ciò porterà dei cambiamenti non soltanto nella sua vita, ma anche nella vita di molte altre creature mitologiche che incontrerà nel corso della sua avventura. Riflessione, capitolo 1, episodio 1. Sin da piccolo mi sono sempre chiesto da grande che cosa avrei voluto fare o meglio essere. La fantasia non mancava mai e nemmeno l'ispirazione, ma nel corso del tempo le mie idee riguardo al futuro furono vittime di un continuo mutamento. Era solo questione di tempo e tutto ciò in cui credevo si rivelava in un qualche modo falso, provocando in me una successione di infinite delusioni. Così, in una bella giornata di settembre, approfittai del caldo sole e decisi di concedermi il piacere di una tranquilla passeggiata in un'oasi. Mi sedetti su una panchina e chiusi gli occhi un attimo, e a seguire iniziai a respirare a pieni polmoni, ritrovando così un po' di sollievo. E i vari profumi che la vegetazione donava si accompagnavano nel canto degli uccelli, il bisbiglio delle persone, i passi svelti dei bambini, le risate degli innamorati, la musica del bar davanti e i veicoli di passaggio. Perso da quel posto supremo che ospita infiniti esseri viventi, mi addormentai e sognai di un posto mai visto, dove tutto sembrava magnifico. La gente era infatti cordiale e c'erano mogli, mariti e figli perfetti. Mi sentii così felice di trovarmi in un posto così che non avrei più voluto tornare indietro. E così tra me e me pensai: forse anch'io potrei trovare una brava moglie, fare dei figli belli e sani e vivere per sempre qui, felici e contenti. Ma ben presto mi resi conto che era tutta finzione. La gente faceva sempre le stesse cose, come se stesse recitando un copione. Ai miei occhi apparvero come tante marionette manovrate da fili invisibili, privi di sentimenti. E così provai un senso di disgusto e mi svegliai con un grande punto interrogativo. Esiste la perfezione? E in che modo può essere definita? Tutti dicono che non esiste, che nessuno può essere perfetto, come se fosse un qualcosa di irraggiungibile che non si può né vendere né acquistare. Ma io volevo raggiungere questa condizione di inaccessibilità. Volevo essere perfetto. Ma come?
impegnato in questa nuova missione di riuscire ad essere ciò che nessun altro è mai riuscito, tornai a casa e mi promisi che avrei trovato una soluzione.